La Canottieri San Cristoforo compie in questi giorni 10 anni ed è forse l'unica società sportiva che è in grado di offrire corsi di canottaggio, di canoa, di kayak, di dragonboat, di stand-up paddle e di voga alla veneta. Insomma, tutte le scuse per poter galleggiare e muoversi muscolarmente sull'acqua noi le abbiamo. Il canottaggio è uno sport di resistenza, è uno sport di fatica, quindi porta dei benefici a livello cardiovascolare, se non uno sport aerobico, e a livello muscolare, se non anche uno sport di potenza, soprattutto coinvolge gli arti inferiori, gli arti superiori e il busto. È adatto a tutti, adatto anche ai bambini, a partire da un'età dei 9-10 anni. I corsi presso la Canottieri San Cristoforo partono dal mattino prestissimo, alle 7 del mattino, li abbiamo in pausa pranzo, li abbiamo nel pomeriggio, li abbiamo alla sera, quindi non avete scuse, siamo qua a vostra disposizione. Sono Pietro Laffranchi, ho 29 anni e sono un ingegnere e lavoro in un'azienda che costruisce elicotteri. Sono della Canottieri San Cristoforo da un anno, perché è uno sport sano, all'aria aperta e permette di stare a contatto con la natura. C'è chi frequenta Canottieri San Cristoforo per i corsi di canoa, di kayak, di canottaggio, di stand-up paddle, il surf con la pagaia, la voga alla veneta, le gondole, team building con i dragonboat, le uscite didattiche in cui spieghiamo ai ragazzi l'importanza storica dei navigli e anche l'attualità con il livello di pulizia dell'acqua del naviglio che è molto più pulito di quanto si possa immaginare. Quando ci muoviamo sull'acqua e quando facciamo delle feste galleggianti o dei concerti galleggianti che ci piace organizzare abbiamo spesso più di 100 persone in acqua. Io sono Samuele, ho 15 anni, abito qua a Milano e sono uno studente. Oggi siamo su questa imbarcazione che è un kayak fatto di plastica con ipotizzato per andare sul mare, ma l'hai pensato anche qua sul naviglio. Andare su un kayak in città ti permette di vivere praticamente un'avventura alla fermata dell'autobus più comoda per te, quindi credo sia un valore aggiunto importantissimo questo. È il sogno mio e il sogno di molti quello di restituire a Milano l'acqua, proprio perché l'acqua dei navigli ha rappresentato l'anima di Milano per molti secoli. Milano è nata grazie ai navigli, o perlomeno è diventata importante grazie ai navigli. Speriamo che con le Olimpiadi nel 2026 forse possa esserci qualche piacevole novità per tutti noi.